queste strane corna che gli escono dalla testa, che appunto probabilmente sono identificabili secondo l'iconografia come raggi di luce. Non sto qui a negare la grandezza di questa statua, ma forse la sua grandezza è proprio riassumibile nella sua terribilità, ecco. Da queste tavole, da queste indicazioni così dure. Comunque ha nel viso qualche cosa di malinconico, diventa la linea dell'esistenza e comprende in un attimo, in sé, in modo malinconico, tutto il senso della fugacità dell'esistere. Un oceano di silenzio scorre lento, senza centro né principio. Cosa avrei visto del mondo senza questa luce che illumina i miei pensieri neri? Oceano di silenzio sempre in calma. Era l'unico scampato di una strage, sistematica di neonati maschi ebrei ordinati da Faraone. Una strage sistematica che consisteva nel strapparli dal ventre delle madri appena nati e affogarli nel Nilo. Mosè è l'unico che si salva. E dunque dentro di lui si concentra una forza di una intera generazione di bambini mancati e di uomini e di ragazzi mancati. È fisicamente massiccio e robusto perché dentro di lui si annida una forza gigantesca di vite che non si sono potute realizzare. È l'unico scampato.